Allora, siamo alla luce, vediamo. Chiama Drigo, dai. Ok. E allora, ma che so quelli? In altri barili. Oh madonna, andiamo bene. E come ci arriviamo? Di grazie ai barili. Te li potresti mangiare pure così, giusto? Allora, noi dobbiamo trovare una via d'uscita per entrambi a sto punto. Allora, da qua vedo che non si passa, no. Niente, qua. Niente. Ok. Allora, vedi. Scusa, visto che lì ci si può andare, io vorrei vedere se c'è qualcosa. C'è un altro barile. Aspetta. Ok. Te lo prendo io. Bada, aspetta. Sta buono, aspetta. Lì ci si entra pure. Aspetta, Non vedo una ceppa? Ecco. Vai, e là. Allora, aspetta un attimo, aspetta qui che io vedo se si può entrare qua dentro, anche se è buio e nebbioso. Tu mangia intanto, bevi, fa quello che ti pare, insomma, quello che è. Lo so. Bevi, mangi. Chissà se prima della fine del gioco scoprirò cosa c'è dentro quei barili. O semplicemente si mangia il legno? No, non è possibile. Ma comunque, vabbè. Allora, il bianco spara, che è una cosa meravigliosa, proprio. Che cos'è qui? Una fessura? Una fessura. Attenzione, pianino, hobbit, pianino. Mamma mia, che posto è? Oddio, il bianco. Ah, c'è l'acqua qui. Vediamo. Qui? Una porta questa anche, no? Ci sono un sacco di simboli su questi muri, ma interpretarli per me è proprio impossibile. In alto? No, è meglio di no in alto, mamma mia. Allora, che cos'è? Una tomba? Questa cosa è cos'è? Ma perché è rimasto Chiamadrigo? Chiamadrigo? Cos'è sta roba? Ma sto Chiamadrigo si può togliere? Come si leva? Sì, buonanotte. Vabbè, non si leva, boh. Allora, qui vedo qualche cosa anche che cambia colore. Ma si può prendere? Tipo come i barili col cerchio, prima? Sì che si può prendere, dai. Oh, ma che è? Ah, vedi, ma che è sta roba? Illumina, mantieni cerchio e muovi la vetta. Anigumav. Oh, imagak ono. Iesi, inotugo, yeharozi, onstisiasi, yano no tu, catnek, yetesmatic, inotu karikru. Sì. Oh, esi. Dunque, mantieni cerchio e muovi la vetta sinistra per riflettere la luce. Vediamo. No, scusa, ho sbagliato. E a che serve? A richiama Drigo. Ancora? Mamma mia. Ma qua non mi pare. Aspetta, forse lo dobbiamo mettere qui. Ma che no? Vabbè. Proseguiamo. Chiamadrigo si è impallato. Aspetta, fammela provare qua. Vediamo. È una porta segreta questa? No. Questa fissura? Anche no. Sulla fissura dalla quale siamo entrati? Quella? No. Nell'acqua? Nemmeno. Io non vedo niente, mamma mia. Per carità, via. Allora, impugna riponi. Torniamo da... Da Drigo. E salta. No, devi saltare. Si è buggato, chiama Drigo. Bene, benissimo. La fessura, grazie. Perfetto.
Grandissimo il nostro Hobbit, finché non so il nome di questo bimbo, io lo chiamerò Hobbit, anche perché non, in confronto al nostro amico non, è molto piccolo. Succede qualcosa. Ha a che fare con Trigo. Allora, chiama Trigo. Sempre. Dunque, dobbiamo provarlo qui? Ah, io lo proverei sulla porta. Lo proverei sulla porta. Aspetta. Ma cos'hai mangiato, Barino? Cosa hai mangiato? Là c'è pure l'altra. Allora, io lo proverei sulla porta. Vediamo un po' se... puntandolo su sta porta magari fa crollare tutto. Ma non so per quale motivo. Forse mi devo mettere al sole? Riflette. Vediamo. Vediamo. Là. Ecco, aspetta, vediamo una cippa. Vai. Attune Kamikak Oso Boy, Oun Torikono, Awiz, In Isitsdak Italatu, Ataduia, Yewedo Moi, Oun Torikono, Yewaro. Dalla coda di Trigo. Cioè, ma io pensavo che fosse il raggio. Ma dimmete. C'hai una coda elettrica. Ma è fantastico. Vabbè, comunque da qua quindi non si esce. Aspetta, fammi vedere. Boh. No, anche Trigo va via. Bene. Allora, Damose, Trigo, Damose, non è questa l'uscita. Allora, noi avevamo detto di aver visto qui una fessura. A questo punto io ci sparo lo specchio e Trigo friggi tutto. A sto punto, se tu hai sto potere. Dai, benissimo. Damose, Trigo, Damose. Tu ci passi qua, beh, sì. Ma dove siamo? Mamma mia. Atattui, Ono Bumaka, Onira Kyabeta, Ramiezi, Otrikuno, Yetarastezi, Ono Dak, Ahinoro Kuinuzi. Trigo sta a venire. Trigo! Sei lento, eh? Si è fermato là. Andiamo bene. Vabbè, io vado avanti, eh. Ah, no, no. Aspetta, qui non si passa. Non si passa. Proviamo la solita tattica. Sì, la solita tattica. Trigo? Grande, 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 grande. Grazie, eh. Manca poco. Si sfracella l'Hobbit. Impugna, riponi, riponi, guarda, non ti posso più vedere. L'abbiamo riposto. No, io non lo so, guarda, che sono questo. Ma sarà il tutorial questo? O è sempre così? No, madonna, guarda. Ma io mi butto, eh. Ah, sì, mi butto. Ma stupendo. Ci sono i pesciolini? Un po' morire uno squalo. Ma che bello che è. Allora io andrei verso quella cascatina. Casca l'acqua. Da dove casca l'acqua? Vediamo un po' se c'è qualcosa. Mamma mia, come sparano forti quei chiari, però. Troppo. Li ho anche scurito un po', eh. Allora, vediamo un po'. Qui no, qui no. Qui dove si va? Ah, qui si va però. Salta. Anche no, perfetto. E esploriamo ancora, esploriamo. Allora. Vengi, vengi giù, che l'acqua è calda.
qui io non vedo una ceppa. Aspetta, qua. Sto esplorando io, per cercare una via d'uscita per entrambi. Non so se, cioè, tu non fai niente. Ah, vedi, questo è da buttare giù. Vai, Trigo. Aspetta, devo, ecco. Vai. Grazie. Senza friggere l'Hobbit. Cioè, gli è cascata addosso di tutto, ma vabbè. Allora, questa è una stanza, un cunicolo. Niente, non sta da nessuna parte, c'è solo la catena. Mi viene il mal di stomaco. Cioè, mal di mare, non mal di stomaco. Per quanto si muove velocemente il ragazzo. Vai così. Ok. Perfetto, ci siamo adesso. Con calma, vediamo da che parte dobbiamo andare. Dunque, di là no. Decisamente di qua. Lì vedo anche altri barili in una specie di cassa. Le luci calde sono bellissime invece, questo rosso dà quel senso di calore ambientale. Ok, allora. Afferra, vai, afferra. Spingi o tira. Ok, si può spingere o tirare, perfetto. Noi tiriamo giù, questi ci servono per Trigo che dovrà fare qualcosa sicuramente. Bello cervellotico sto gioco, proprio adatto a me. Dai, saltino là. Perfetto, grande. Allora, prendiamo un barilotto de non so che cosa. Ce lo portiamo. Vabbè, io direi che ci serve l'attrico. Eh sì. Dobbiamo andare dall'altra parte noi, cioè dobbiamo salire là sopra. Ma sta ancora là questo. Oddio, tsunami, tsunami. Madonna. Allora io lo lancerei. Attenzione, lì. Vai. Non mi schiaccia però, eh. Salgo. Salgo. Attenzione, sto salendo, attenzione. Salto. Mamma mia, per un pelo grande. E Trigo, però vieni, eh. Vieni. Le altre non l'ho preso. Non ho preso gli altri barili, ma insomma, vabbè, lo stesso, voglio dire. Ah, qui servirà ancora Trigo? Ho idea di sì. Ho idea di sì. E ci sei? Perché qui non si appicca. Si appicca? Ah sì, dai, bravissimo. Ci sei? Mamma mia, che occhi inquietanti. Allora, qui vedo un passaggio, quindi possiamo passare solo noi. Vado a vedere che cosa c'è al di là e torniamo, eh. Non te se può guardare, scusami tanto, ma in questo momento sei inquietante. Mamma mia. Quindi? E dalla sebo, Yaku to Yuli, Yano Zierote, Aul Yuku. Ma no. Ya, Akastiata. Ma come addio, Hobbit? Ma che dici? Forse possiamo fare con lo specchio. Aspetta. Aspetta lì, Trigo, che io non ti abbandono. Lui ti ha detto addio, ma io no. Aspetta, dove sta la finestrella? Qua. Si sfascia? Qui si sfasciano robe? Una ceppa, serve per forza la coda. Vabbè, niente. Allora, ciao, Trigo. Che? Okay. Ah, vedi, grande.
Per andare a casa dovrà uscire pure lui, no? Tizi, Otetara Lastuzi, Ala Castacaro, Inokia, Ataduro Kutuzi, Yano Mot Katunek, Aukuzi. Ma che guarda? Allora ci dobbiamo guardare intorno, carissimo, perché guardi in alto? Aonari. Au tutu, keo no nita, ago kuzi, adu tu ku no otaze. Ok, aspetta che guardo in giro, guardo dove dobbiamo andare adesso, no? Qui c'è un boschetto sul dirupo, non penso che sia faccia a caso nostro. Qui segate, attenzione. Qui altrettanto si cade. Attento. Attento. Pianino. No, me lo faccio sotto per vedere. Vabbè, niente, lasciamo perdere. Allora, caro Rodrigo, da che parte andiamo? Ah, di qua, vedi. Da là siamo venuti, sì, per forza di qua. Allora si va di qua, Trigo, eh. Seguimi. Sa che ci avrà sta torre. Guarda tanto. Vabbè, andiamo di qua, va?